Buonasera e benvenuti alla 172esima puntata di Trovare cose nella spazzatura, oppure ricevere cose che vengono trovate nella spazzatura. Abbiamo questo oggetto della lesa, che supponiamo sia leso. E quindi ora lo proviamo al volo, facendolo, speriamo, andare a fuoco, cosa che raramente ormai ci riesce. Non riusciamo mai ad ottenere il fuoco da questi oggetti. Quindi adesso vediamo un po' questa fonovaligia con attaccato uno strano filo che non è un, non lo so, sembra un, ma non lo so, c'era attaccato questo coso. Vediamo se magari una decorazione, qualcosa. Però questo oggetto sembra interessante perché abbiamo una chiusura qui che apre un bel niente perché non apre niente. E poi ci sono questi che andranno sbloccati. Ah, ma qui abbiamo delle casse acustiche. L'Esaphon Sagittario. Ma guardate che cosa magnifica, incredibile. È un giradischi grosso, quindi è un giradiscone, con delle casse acustiche con i loro cavi, che verosimilmente si potranno in qualche modo. Ma non lo so, stereo, è stereo addirittura. Cavo di alimentazione. Ah, e qui abbiamo le connessioni per le casse con il classico connettore cosiddetto punto linea. E vediamo questo connettore punto linea. Poi abbiamo il giradischi che giradisca, che gira il disco con il pirlo per i 45 giri. Selettore tensione, io presumo che sia ok. Ludness, addirittura il ludness, ma guarda un po'. Bassi e alti. Stereo. Wow. Ma questa cosa è incredibile. Qui abbiamo il cavo che è stato allungato brutalmente con morsetti a cazzo e nastro di vario tipo, probabilmente perché queste casse si possono in qualche modo, ecco, si possono sganciare così. Ecco, infatti mi è caduta questa. Ok, penso che mi serva l'altra mano. Mi serve l'altra mano. Vediamo se usufruendo dell'altra mano possiamo sfilare questa cassa. Bene, si sfila verso l'esterno. E quindi sì, le casse sono sfilabili. Qui c'è una clip che permette di allungare i cavi. E quindi posso mettere una cassa qui. A questo punto posso sfilare pure questa. Sgancio la clip se riesco. E abbiamo anche l'altra cassa. Questa è una doppia giunzione, un pezzo qui e un pezzo qui. Questo sembra il suo cavo originale, però secondo me ha senso rimetterlo a posto. E siamo pronti. Devo andare a prendere un disco. Ogni tanto nei mercatini delle pulci si trovano delle interessanti perle. Qui abbiamo Count Basie addirittura, Kate Bush. Questo è stato trovato nella spazzatura invece. E penso che userò questo per provare. Allora, devo estrapolare questo. E come si accende? Immagino da qua, no, ma questo non è ludness nel senso di volume. Vediamo cosa succede se io lo accendo senza nessuna protezione, senza lampadine in serie, fottendomene. Sento un motore girare,
vedo una luce accendersi. Non vedo fumo per ora. C'è addirittura una protezione per la puntina. Ah, il disco è partito. Io ci provo. Funziona. Sento rumore di bruciaticchio. Qualcosa sta bruciando. Brucia, brucia. Brucia. Ok. Non ha senso farlo bruciare. Ha senso invece aprirlo e vedere cosa succede, perché sento un odore misto di condensatore che sta bollendo, in ebollizione, di acido di condensatore che brucia, ma non vedo fumo, però l'odore è evidente. Ah, quindi sì, è un bel odorino, ma non vedo il fumo purtroppo. Sento proprio odore di condensatore che... Beh, ora vedremo. Vediamo se riusciamo a capire come si apre. Probabilmente non si apre da sotto, ma si apre da sopra. Anche se io qua vedo delle valvole. Molto bene. Promette molto bene. Tocca smontarlo. Sperando in una inquadratura soddisfacente, procediamo allo smontaggio di questo Lesafon. Io suppongo... Allora, qua ci sono dei pirli di plastica che girano a mano. Potrebbe essere... Ah no, questi servono a bloccare il tavolo. Questi bloccano lui, lo induriscono, probabilmente per il trasporto. Qui ci sono questi dettagli molto belli. Queste specie di coppiglie fatte apposta per le viti. Sono molto belle. Ora noi sicuramente le perderemo. Ai. La digestione è un processo importante. Questo viene via così, però ci sono questi da togliere. E ora cominciano i cazzi, perché questi non verranno mai via, io già lo so. Vediamo. Ma col cavolo proprio. Questi non verranno mai via. Non c'è niente da fare. Attenzione, ci sono riuscito. Wow! Miracolo! Uno è andato via. Forse pure questo, sì. Sì, ci sto riuscendo. Con una violenza inaudita, però. Devo fare una forza pazzesca. E questo anche. Anche se ha opposto resistenza. C'è l'ultimo. L'ultimo sarà ovviamente... il più tragico. Infatti è proprio tragico. L'ultimo è una tragedia. Questo non si capisce com'è la vite. Questo sembra avere la vite spaccata. Questo ha la vite spaccata sicuramente. Quindi non c'è un cazzo da fare. Niente da fare. Niente da fare. Questo viene via con la violenza. Non c'è niente da fare.
È venuto via. Perfetto, dai, va bene, lo possiamo ricostruire. Sì, lo possiamo ricostruire. Abbiamo le adeguate conoscenze tecnologiche. Infatti era spaccato, come vedete, come forse vedete. È spaccato il grano, il cosiddetto grano. Dove cazzo è finito? Bastardo. Ok. Non abbiamo concluso un cazzo, non è servito un cazzo perché qua non c'è niente. Ma vaffanculo. Proviamo a smontare le altre, va. A questo punto, ultraviolenza. Lesa Milano, modello LF380A. Ah, ora viene via tutto. Quindi ci sono anche queste due fottute viti del cazzo. Ci sono altre viti nascoste qua sotto. Viti nascoste lesa merda. Merda lesa. Via queste viti. Che non escono, quindi dobbiamo farle uscire con convincendole. Con la convinzione devono uscire. Già, siamo messi a dura prova come nervi. Ha voluto essere convinto. Qui la testina del giradischi sta facendo di tutto per rompersi ed ecco in vista la circuiteria, molto molto semplice. Vedo dei condensatori pronti a esplodere, vedo delle valvole enormi. Questo sicuramente se ne deve andare, questo se ne deve andare a fanculo e questo qua sta già scoppiando, si vede che sta uscendo il coperchio qua. Quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4 elettrolitici, poi abbiamo 3 di questi qua di plasticazzi, 4 forse, e questo stronzo della Ducati che secondo me, se non sta per esplodere, siamo lì lì. Abbiamo dei diodi bellissimi e attenzione, abbiamo una collezione. Una collezione di fiammiferi. Guardate, dei fiammiferi colorati. Ci sono degli artefatti che adesso scopriremo. Allora, è stato totalmente inutile svitare questa placca, quindi adesso io gliela riavvito al volo. Perché se ne va troppo in giro, gli metto le due viti corte. Se le trovo, perché già sono sparite. Ne trovo solamente una. Perfetto. Eccola qua. Il cazzo si frattura in modo ineccepibile. Qui abbiamo una presa, mi sembra una messa a terra, c'è una schermatura. Questa puntina mi ha già rotto i coglioni, questo giradischi mi ha già spaccato il cazzo, il fatto che lui non stia in posizione mi sta fratturando l'insieme formato dal cazzo e dalle palle. Ci devo mettere un pezzo di nastro adesivo perché sennò io combino un disastro. Un disastro. Beh, oddio. Giradischi lesa, nastro tesa. Mi fai il favore di stare fermo e non rompere i coglioni. Ottimo, questa riparazione si presume semplice. Voglio effettuare con voi un esperimento scientifico. E per fare questo useremo la termocamera della Vevor, il cui link trovate in descrizione e ve la consiglio perché è veramente professionale, può anche registrare su SD card che è qui, è veramente ottima, un sacco di impostazioni utili e io la uso per il debugging di questi circuiti. Io adesso accenderò, se ci riesco, sì, va bene, dichiaro che è già acceso, quindi ficcherò la spina
E vedremo insieme la temperatura, mentre già si nota qualcosa di caldo, vedete? Già si intravede subito ed è lui, infatti è lui. Lui è più caldo degli altri. Quindi noi ora lo accendiamo, ecco, è acceso e lo vedremo scaldare. Qui abbiamo una resistenza a 58 gradi, una resistenza a 91 gradi, 120 gradi, com'è possibile? Ok, 136, 143, questa resistenza scalda veramente tanto. Questo potrebbe voler dire che questo condensatore è in corto. Però questa resistenza è arrivata a 150 gradi e non è una cosa buona, è proprio sull'ingresso. Quindi, ok, io non mi fido ulteriormente, è inutile danneggiarlo per nulla, ma abbiamo già visto che c'è qualcosa che scalda oggettivamente troppo. Probabilmente vuol dire che questo è in corto. Oppure, boh, chi lo sa. Adesso scollego questo, così ci posso lavorare meglio. Così possiamo tirare fuori la scheda e lavorarci al di fuori di questo suo mobile, che sì, è carino, però. Però guardiamo cosa contiene, perché, come dicevo, ci sono delle sorprese. E ci sono dei fiammiferi con la testa colorata in modo differente. Sto tirando fuori dei fiammiferi rossi, verdi, marroni, gialli, verde scuro, un altro rosso. Guardate che cosa strana, questi fiammiferi. Un altro fiammifero, un altro ancora, ma che carini. Fiammiferi degli anni 60-70, chi lo sa? Poi li proveremo, daremo fuoco a questa fonovaligia. Con questi fiammiferi gli daremo fuoco. Va bene, c'è un po' di polvere che poi puliremo, ma questa è una cosa che faremo dopo. C'è anche un pezzetto di legno. Vaffanculo, un pezzetto di legno del cazzo, lasceremo lì e vaffanculo. Questo lo mettiamo qua e vai a cagare. Ok, abbiamo una valvola, qualcosa CL86. Che sarà una PCL86, ECL86, e l'altra è una, sembrerebbe un'altra CL86. Abbiamo due amplificatori separati, poi abbiamo un filo saldato attaccato a questo condensatore, ma guarda che cose strane. Ok, 40 microfarad 350 volt, è un condensatore doppio come al solito. Adesso lo vediamo. Mamma mia, questo c'ha 1, 2, 3, 4, 5 piedini. Ah, che rottura di coglioni. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con il saldatore ultraviolenza. Beh, sembra fattibile. Vediamo se si muove. No. Beh sì, ed eccolo estratto, il condensatore in questione. E qui abbiamo le indicazioni, la parte quadrata è sotto e la parte triangolare è sopra. Lo abbiamo estratto così, ma c'è solo un verso. Il verso. E guardate questi recuperati qualche video fa, ci vengono all'uopo, perfetti.
perché sono stretti e lunghi. Potremmo, volendo, svuotare questo e metterci lì dentro e fare una di quelle cose che alla gente piace fare come restauro, ma a me non piace farlo perché è una cagata inutile. Quindi io non farò questa cosa, non svuoterò questo condensatore. Ma voi forse volete vedere un lavoretto fatto così, vero? E mi sa di sì. Mi sa che voi volete vedere una cagata fatta in questo modo. Però dovete sapere che è contro la mia religione fare una roba del genere. Ok, facciamo così. Voglio venirvi incontro. Io svuoterò questo condensatore, però questi li salderò sulla scheda, dopodiché questo lo salderò sulla scheda coprendoli. Tiè. E farò una cosa un po' più facile, cioè non ricostruirò un condensatore poi da saldare, ma salderò questi in posizione, dato che sono stretti, e poi sopra ci ficcherò questo e lo salderò nelle sue posizioni di massa. Se riesco ad aprirlo senza danneggiarlo troppo, perché qui è un macello. Siccome io me ne sbatto, lo aprirò come cazzo viene prima, perché ripeto, questa cretinata di svuotare i condensatori. Lascio il tempo che trova perché non si vede un cazzo poi. Quindi ora proverò ad aprire questa parte. Vedete, c'è un anello di metallo che è quello che ha i piedini che andremo poi a saldare e c'è questa parte invece di alluminio che è ribattuta. E va a stringere proprio questo anello che ora noi stiamo cercando di liberare. L'anello è libero, ma lui non esce. Beh, sì, è uscito. Guardate, era tenuto addirittura con un elastico all'interno. Un elastico che tiene questo ammasso di carta imbevuto di un acido. Che cosa incredibile. E poi c'è questo supportino di plastica. Veramente incredibile questo condensatore. E qua ci sono le armature. Ma noi ce ne sbattiamo e quindi tutta questa parte noi non la useremo. Anzi, questa la buttiamo nell'umido, nell'umido, mi raccomando, prendetemi molto sul serio quando vi dico che io butto le cose nell'umido. E quindi abbiamo questa coppoletta qua e abbiamo le mani sporche di acido, quindi andrò a lavarmele, buttando anche questa roba nell'umido. Guardate questo elastico marcio, completamente marcio.